Allora, Enel, io sono Salvatore Bernabei, responsabile del procurement di Enel e oggi cercherò di farvi vedere cosa succede se molte delle cose di cui abbiamo parlato oggi, in quanto a leadership, in quanto a innovazione, eccetera, eccetera, trust, si implementano e qual è l'esperienza di Enel a rispetto. Ora vi voglio mostrare Enel, che è un'azienda che è cambiata tantissimo negli ultimi 10 anni, attraverso 2 slide. La prima, diciamo, che è quella classica, si presenta l'azienda con i suoi numeri, molto pochi, però semplicemente dirvi, oggi Enel è una società presente in più di 30 paesi nel mondo, non è un'azienda solo italiana, anche se purtroppo ogni volta che c'è un problema in Italia sull'energia si fa vedere nei mezzi di comunicazione la bolletta dell'Enel, no? Come se l'Enel stesse in Italia, fosse responsabile dei mali. In realtà l'Enel oggi produce più della metà dei suoi margini, diciamo, fuori dall'Italia. È il primo operatore nella rete, nella gestione delle reti di distribuzione al mondo. Recentemente abbiamo acquistato anche la società di distribuzione di San Paolo in Brasile, con 72 milioni di clienti. Un cliente è un punto presso il quale distribuiamo energia, quindi questo numero equivale a più di 300 milioni di persone nel mondo, ma anche il primo operatore in quanto a energie rinnovabili, con una capacità installata nel mondo tra idroelettrico, fotovoltaico, geotermia, eolico, di più di 40 gigawatt. E anche per quanto riguarda il settore che definiamo retail, quindi la vendita dell'energia sul mercato cosiddetto libero, non regolato, uno dei maggiori player nei paesi in cui opera, che oltre all'Europa, l'Italia, la Spagna, la Romania e la Russia, e anche tutto il Latin America, il Nord America e recentemente il Centro America, recentemente anche la Corea, l'Australia, il Sudafrica e tanti altri paesi, con 20 milioni di clienti che decidono liberamente di andare a richiedere dei servizi o di comprare l'energia Enel, e non perché lo dica un'autorità del paese, un regolatore, e anche installato circa 46 gigawatt, quindi un primo interessante fenomeno. Vedete che la capacità installata di generazione di energia della rinnovabili quasi uguale a quella termica. E l'ultimo entrata nel mondo Enel sono servizi innovativi come la Demand Response, che gestisce la nostra nuova divisione che si chiama Enel X. E questa è anche Enel oggi, è un Enel che, come potete vedere dai numeri, dagli anni che sono citati, si è fatta negli ultimi anni. E quindi vediamo per esempio che secondo la rivista Fortune Enel oggi è tra le 20 compagnie definite da questa rivista americana che sta cambiando il mondo. 2 anni fa è stata classificata al numero 5 dietro imprese come Google, Apple, Toyota, l'anno scorso 19ª, ma è anche nella short list del 2017 secondo l'Ethical Corporation, tra le imprese che hanno una maggiore responsabilità etica, è al 5º posto a livello mondiale, lo vedete in quel grafico, insieme a imprese come Tesla, Unilever, Ikea, Apple, tra le imprese che stanno lottando contro il cambiamento climatico. Per il 2º anno consecutivo dal World Economic Forum è stata messa nella short list dei finalisti di coloro che stanno lavorando di più sull'economia circolare. E ultima notizia arrivata qualche giorno fa, è stata riconfermata tra uno degli N indici di sostenibilità di cui fa parte, che è il Euronext Vigeo, come una delle imprese più sostenibili. Questo per dirvi, ho citato molte volte la parola sostenibilità, che la sostenibilità e insieme all'innovazione, per questo il titolo della mia presentazione è Leadership for Innovability, è sempre più parte del modo di fare business di Enel e della sua strategia. E questo perché? Non perché Enel a un certo momento decide che vuole fare un mondo migliore, vuole contribuire a un mondo migliore o vuole fare beneficenza, perché Enel si è resa conto, probabilmente prima di altri player, e di fatto in quelle classifiche che vi dicevo prima è l'unica utility nel mondo che è presente e purtroppo anche l'unica italiana, si è reso conto prima di altri che mettere insieme l'approccio industriale dell'efficienza, della ricerca dell'ottimo, del miglioramento della performance, insieme al raggiungere un impatto sociale, ambientale, sulle comunità forte e positivo, l'unione di questi due elementi porta a una strategia che produce un valore nel lungo periodo. Credo che molti di noi hanno sempre sentito o letto sulla stampa, nei mezzi di comunicazione, come alcune aziende sono andate distrutte per essere troppo focalizzate sul breve periodo. Ecco, l'approccio che Enel sta tenendo è esattamente il contrario, quello di essere focalizzato nel medio e lungo periodo. E questo signore qui, che è il presidente di BlackRock, secondo azionista di Enel dopo il Ministero delle Finanze, quello che scrive al presidente di Enel è questa lettera. Qui ci sono 3 stralci. Quindi potete vedere che la società sta domandando alle imprese che abbiano un
che servano un social purpose, quindi che abbiano uno scopo sociale nel loro impatto, o che si concentrino sulla creazione di long term value. Questo ce lo dicono anche gli azionisti, quindi il risultato non può essere che l'Enel lavora in questa direzione. E quindi che cos'è l'innovability? Questa è una definizione che ha definito il nostro Chief di Innovation and Sustainability, che è Ernesto Sciorra, e che dice "If you don't innovate, you die." E questa è una frase che avrete sentito tante volte. Ma aggiunge "To innovate, you need to involve the best minds that are also outside the company." Cioè Enel prende coscienza del fatto che non ha tutte le competenze di cui c'è bisogno oggi per avere successo nel mondo internamente, ma deve anche ricercare queste competenze fuori, perché ormai avere successo nel mondo di oggi non si basa solo dall'avere delle competenze specialistiche, non basta avere i migliori ingegneri che conoscono gli impianti piuttosto che la distribuzione dell'energia. Bisogna avere le migliori menti, i migliori professional e le migliori persone, come attitudine, come comportamenti. Questi stanno fuori dalla compagnia, ma le migliori menti non vogliono entrare in compagnie che sono unsustainable. Da qui nasce il concetto di innovability che stiamo portando avanti e che alla fine porta alla creazione di un sistema che è un ecosistema basato su un concetto molto semplice, che è la creazione di valore condiviso. Due pilastri nella strategia di Enel. Uno è quello che si chiama open power. Open power significa aprirci fuori, aprirci non solo a cercare delle menti fuori, ma a capire come operano gli altri, cosa fanno gli altri, cosa possiamo ricevere dal mondo che ci circonda, perché non dobbiamo essere autoreferenziali. E la seconda cosa è quello di creare un valore che si distribuisce tra tutti gli stakeholders che partecipano a questa relazione. E quindi vediamo come Enel innova con le start-up, con NGO, come Enel si relaziona con i suoi impiegati. E avrete letto nei giornali della settimana scorsa che ha vinto un premio anche in Italia per il miglior programma di pacchetti welfare per i suoi impiegati, piuttosto che con i fornitori, con la società civile, le istituzioni, altri partner industriali, con le università. E questi sono tutta una serie di programmi che Enel ha deciso autonomamente di creare, non perché ci fosse un incentivo statale, non perché qualcuno dicesse che doveva farlo. Essere leader come azienda, e poi vedremo alla fine della presentazione, essere leader come procurement, che cosa significa? Significa prendere la decisione di andare a esplorare frontiere nuove anche se nessuno l'ha mai fatto prima, anche se non c'è un supporto del regolatore di turno, del governo di turno, perché ci crediamo da un punto di vista industriale per portare avanti la nostra strategia. E quindi innoviamo con startups, abbiamo nel mondo 6 innovation hub, da Israele alla Silicon Valley, all'Italia, al Brasile, dove veniamo a contatto con le startup e gli proponiamo un percorso semplificato per fare business con noi innovazione. Abbiamo vari programmi, industrial property, crowdsourcing, innovation intelligence, innovation by vendors, coinvolgendo i fornitori con delle challenge ben precise. E voglio soffermarmi sul concetto di innovation communities. Che cosa significa Innovation Community? Che ancora una volta Enel dice, voglio essere leader di come si fa l'innovazione, ma per essere leader uno deve essere anche realista e dire, non si fa l'innovazione mettendo l'ufficio innovazione. Questo è un tema di cultura, deve essere la cultura dell'azienda e io voglio dare l'esempio e quindi devo dare anche le risorse. Per cui diamo, in un'ottica open, la possibilità a tutti gli impiegati di Enel, a tutti i lavoratori di Enel, di candidarsi per lavorare nell'Innovation Community su alcuni temi che vedete sono di attualità, blockchain, augmented reality, wearables, robotics, eccetera. E queste persone gli diciamo il 20% del tuo tempo lo puoi dedicare alle communities, dove non ci sono capi, né leaders, né follower, c'è una comunità che deve innovare, dedicare il suo tempo a lavorare in modo agile per innovare. E queste community questo tempo lo dedicano per questa attività e periodicamente, una volta ogni tot mesi, riportano direttamente all'amministratore delegato dell'Enel. Capite per queste persone che già questo fatto, il fatto di poter avere tempo, che molte volte diciamo non abbiamo tempo, di poter avere una vision clara di dove vogliamo andare, di avere questo senso di ownership forte, di empowerment, si riporta all'amministratore delegato, sta determinando che nascono nuove opportunità. Con la Agile Methodology si incrementa molto la collaborazione perché lo scopo è quello di fare qualcosa di positivo per le persone e per l'Enel. E nascono progetti come questi, che questo l'ho seguito personalmente io quando nel mio precedente ruolo ero Country Manager per il Latin America, per le rinnovabili. Qui vediamo la congiunzione di Innovation e Sustainability. Siamo a Ollagüe, che è un paesino a 4600 metri nel deserto di Atacama, tra il Cile e la Bolivia, che aveva energia elettrica solo 8 ore al giorno con un gruppo diesel, e noi diciamo vogliamo fare innovation, sperimentiamo nuove batterie ai Sarifusi, Zebra Battery, per chi di voi
segue questi temi. Vogliamo sperimentare un tipo di turbina eolica che funziona con alta perturbazione e anche dei pannelli fotovoltaici in condizioni estreme, perché lì la temperatura oscilla tra meno 30 e più 30 gradi. Quindi con questo gradiente termico abbiamo detto vogliamo dare 24 ore energia a quella popolazione, fare in modo che si riattivi l'economia, che attualmente era quasi abbandonato il paese perché con 8 ore di energia, e vogliamo fare innovazione, vedere se questa può essere una soluzione di microgrid per queste realtà e allo stesso tempo fare un progetto sostenibile. Lavorano nel mantenimento dell'impianto una comunità, parte delle persone della comunità. Sì. Quindi innovare insieme ai fornitori significa dare loro delle challenge, ma anche abbiamo definito un portale che è l'Open Innovability, dove chiunque può andare e proporre delle idee. E abbiamo lanciato anche delle gare in modo diverso. Oggi le gare che lancia l'Enel non sono gare in cui si assegna il minor costo. Il costo è una delle variabili che consideriamo, ma come potete vedere qui introduciamo dei cap ambientali. Incentiviamo, e qui c'è il ruolo di leadership dell'Enel, perché vogliamo creare questo senso di ownership, di essere responsabili per il miglioramento delle condizioni ambientali in tutti i fornitori. Diciamo, io ti premio fornitore se tu ti impegni a ridurre le emissioni di CO2 e te lo misuro nell'ambito di una gara. Cap ambientali, cap sociali, se tu contratti delle persone che stanno in particolari categorie di disagio sociali, ti do un altro bonus. E così via, potete vedere, se tu impieghi veicoli elettrici hai un altro premio. Oggi aggiudichiamo anche delle gare in cui la percentuale economica vale meno del 50% del peso totale. E termino con due chart in cui faccio un po' una riflessione su che tipo, diciamo, di sfida abbiamo da affrontare per portare avanti questo cambiamento. Da un lato abbiamo un tema di mettere il focus dallo short al long term, come dicevo prima, ma anche quello di creare un ambiente in cui le persone si sentano libere di sbagliare. Si diceva questa mattina del fatto che in Italia la nostra mentalità ci porta a questa cultura dell'errore, della condanna, della colpa, più difficile, no? Quindi creare un ambiente safe, dove tutti possono sbagliare, è quello che dobbiamo fare, oltre al fatto di creare una mentalità imprenditoriale. Cioè le persone si devono prendere la responsabilità, debbono avere questo senso di ownership e noi dobbiamo creare occasioni in modo che lo possano fare. Fare tutto questo su una scala mondiale in più di 30 paesi con distinte culture. E quindi, e concludo, quali sono gli skill fondamentali? Primo, avere una visione chiara, creare un sogno chiaro. L'Enel vuole fare Open Power e la sua mission dice che vogliamo fare business allo stesso tempo risolvendo le principali sfide dell'umanità. Come procurement diciamo, non vogliamo minimizzare il costo, vogliamo creare valore per la società migliorando l'experience di tutti gli stakeholders, dei fornitori, del business, di chi ci chiede di comprare e di noi del procurement. E questo è chiaro a tutti, qual è il sogno, il trascendente che anima tutte le nostre azioni tutti i giorni. La seconda cosa, avere l'abilità di prendersi rischi. Questo significa che possiamo anche commettere degli errori, quindi dobbiamo essere resilienti. E quindi educare il nostro management ad essere resiliente. La terza caratteristica importante è quella della capacità di adattarsi. Il mondo di oggi, come diceva anche prima il generale, cambia sempre più velocemente. Noi non possiamo prevedere quello che succederà, è impossibile prevedere quello che succederà. Dobbiamo essere pronti per ogni evenienza e pronti a cambiare, essere flessibili. Questo sì lo possiamo fare. E adottare un tipo di leadership che è partecipativa. È un cambiamento in cui le persone devono seguirci, tutti devono partecipare. Non c'è più il leader che dice quello che bisogna fare, che basa il suo potere sulla competenza tecnica. Il CEO deve essere un Chief Enabler Officer, deve abilitare il cambiamento e farsi seguire come un direttore d'orchestra. E alla fine si rammentava anche in un'altra presentazione, cuore e testa. Ho riportato una frase di Levi Montalcini, premio Nobel italiano, che credo che sia abbastanza rappresentativa. Ultima chart, importante lo storytelling, tutti questi risultati, questa strategia va raccontata alle persone in modo reale e va creato anche però un modo convincente di rappresentare le cose. La comunicazione è uno dei fattori più importanti, la parte relazionale, come ricordava anche il professore. L'allineamento che nasce da aver preso coscienza, dove sono, dove voglio andare. Prima tutti dobbiamo prendere coscienza e quindi dire perché devo cambiare, perché devo andare in quella strada e non nell'altra. Costruire fiducia e resilienza, senza fiducia e resilienza tutto questo non sarebbe possibile realizzarlo. Abilitare anche questo sistema per stimolare la creatività, l'apertura a quello che non conosco, il prendersi dei rischi e fare tutto questo anche con nuove modalità di lavoro che vanno anche sotto il nome di Agile.
che ci servono anche per gestire alcuni tipi di complessità che rigestivamo con delle metodologie ormai non più adatte. Grazie per l'attenzione. Grazie.